Welcome back da Max Black, siamo tornati su FIFA 21, un nuovo squad builder pazzesco, quindi vi invito subito ad iscrivervi al canale, commentate, condividete, ditemi che ne pensate di queste squadre pazzesche, se veramente portandole sulla Weekend League vi fanno vincere un sacco di partite. Allora, questa qui è una formazione super forte, super tecnica, super veloce, super tutto, veramente una formazione devastante che ho creato, che costerà un pochettino, ma va bene così. Allora, è un 4-4-2, quindi una formazione molto forte sulle fasce. Abbiamo in porta Courtois, eccolo qui, portiere che vi dà assolutamente tutto quello di cui avete bisogno, grandi garanzie, grandi parate, ci costa 47.000, ma va bene così perché questa deve essere una squadra iper competitiva. Poi, difensore centrale a destra, Sergio Ramos, a sinistra, Sergio Ramos. Eccolo qui, e già ci costa un bel po'. Vabbè, Sergio Ramos non ha bisogno di presentazioni, essendo uno dei difensori più forti di questo FIFA, secondo me. E quindi passiamo all'altro difensore centrale, sempre dal Real Madrid, Nacho Fernandez. Eccolo qui, ci costa soltanto 1200, assolutamente un giocatore strapotente perché 80 difesa, 80 fisico, 78 velocità. E tutti noi sappiamo che su FIFA i difensori veloci sono quelli più potenti. Ci costa, pensate, solo 1200, ci fa intesa e ci fa risparmiare dei crediti da poter utilizzare in altre posizioni strategiche di questa squadra. Quindi mi raccomando, è importante avere su questa posizione Nacho Fernandez. A sinistra Jordi Alba, giocatore che mi strapiace per l'abilità tecnica e velocità, 88 velocità, 81 passaggi, non da sottovalutare questo parametro, 83 dribbling, giocatore terzino straordinario, va avanti, indietro, pazzesco. A destra la prima sorpresa di questa formazione, un giocatore un po' dimenticato ma sempre buggato, Héctor Bellerín. Anche qui soltanto 1200 costa, ma 87 velocità, 77 dribbling, 76 difesa, buggatissimo come al solito, anzi lo ricordo in dei FIFA passati che era ancora più buggato. Mi raccomando, bisogna risparmiare su questi giocatori, ma noi ci mettiamo qui il buggato, così andiamo a risparmiare e siamo a posto. Adesso il centrocampo solido, fatto da un giocatore che insegue tutti e spinge tutti, super potente fisicamente, Sissoko. Eccolo qui, è sceso di prezzo, 89 fisico, 78 velocità, 78 dribbling, un muro davanti la nostra difesa già abbastanza forte. Cosa manca a questo centrocampo? Manca un po' di qualità e l'andiamo a trovare con Fekir. Soltanto 1900, ci costa circa 2000, 79 velocità, 82 tiro, 81 passaggio, 87 dribbling, è il giocatore che dà qualità a centrocampo, ha anche 79 di fisico, quindi non è da sottovalutare, ottimo per fare delle incursioni da dietro e avere grande qualità a centrocampo. L'ho preso perché per il fisico e il palo di passaggi, il tiro e il dribbling, e soprattutto per questa sua capacità di resistere alle cariche avversarie avendo un ottimo fisico e una buona velocità. Quindi Fekir utilissimo in questo centrocampo. E andiamo ai pezzi forti. Sulla destra mettiamo Bale. Eccolo qui, Bale anche qui è fortissimo e ci costa davvero poco, 88 velocità, 80 dribbling, 84 tiro, 82 passaggi, è un giocatore che io apprezzo moltissimo soprattutto per il tiro e la velocità, veramente costa poco, quindi assolutamente vi mettete in casa un giocatore pazzesco. Se non vi piace tanto potete mettere tranquillamente Lucas Moura, magari qualche versione IF, qualche versione più avanzata, quindi a destra Bale, altra alla sinistra un super giocatore, Eden Hazard. Eccolo qui, assolutamente 88 velocità, 82 tiro, 83 passaggio, 92 dribbling, insomma un giocatore che non ha bisogno di presentazioni perché è fortissimo. Se avete i soldi potete mettere anche la versione che c'era, Road to the Final, che costa però 500.000. Io vi consiglio questa per risparmiare, va benissimo come giocatore. Mi raccomando,
queste sono due ali importantissime a questo settaggio di questa squadra. A destra come attaccante mettiamo il classico Martial, giocatore strautile a FIFA, 89 velocità, 83 tiro, 87 fisi, dribbling, veramente un giocatore pazzesco, uno degli attaccanti più efficaci a FIFA, veramente, quindi ve lo straconsiglio, ci fa una bella intesa anche con Sissoko, super giocatore Martial. E qui la ciliegina sulla torta. Andiamo a mettere un giocatore che a me piace moltissimo e che vi farà una caterva di gol. Andiamo a mettere Benzema If. Ok, costa 70.000, però 76 velocità non è tanto, però guardate il tiro. 86 tiro, 83 passaggio, 88 dribbling, 77 fisico. È un giocatore straordinario, vi fa una bellissima intesa sia con Fekir, con Hazard, con Martial, giocatore straordinario. Questa squadra è pazzesca, fortissima, super tecnica, molto abile sulle fasce. Con questa secondo me andrete a fare un casino di vittorie nella Weekend League, quindi mettete almeno 100 like, mi raccomando. La squadra viene a costare per PS4, PS5 3,50, 340.000 per Xbox, 404.000 per il PC. Io vi invito a mettere questi like e soprattutto iscrivetevi, perché è stra importante supportare il canale. E poi commentate, ditemi che ne pensate, condividete ai vostri amici. E ciao a tutti da Max Black.